collaborazione con Le spettatori di TRC, buonasera e ben ritrovati a Battito Sportivo, puntata numero 20 di questa trasmissione Batte per lo Sport il cuore di Modena in questo 2013, l'anno di Modena, città europea dello sport, un anno in cui a Modena si promuovono sport, discipline e società, anche attraverso i sei testimonial eletti nel Maxi Sondaggio su Facebook. E due dei sei testimonial sono qui con noi. Allora ho il piacere di presentarvi e di salutare Riccardo Nardini. Ciao Riccardo. Ciao a tutti e Andrea Lucchetta, ciao Andrea, buonasera. Ciao, ciao, ciao a tutti. Benvenuti ambasciatori di calcio e volley e personaggi che non hanno bisogno certo di presentazione. Innanzitutto, e lo dico anche al nostro regista Sergio Prandi, spero in questa trasmissione di non fare la fine del mio amico e collega Guido Meda che vent'anni fa hai torturato in un'indimenticabile puntata di Studio Sport, l'abbiamo visto lì, Guido Meda, insomma, passati gli anni... Ti no, sei tranquillizzato, sei più bravo adesso. Ma assolutamente sì, tieni presente che comunque l'appellativo di crazy, crazy, crazy lucky ha dato comunque l'idea di come poteva essere mettere un giocatore al di fuori del campo da gioco. Ci ha messo veramente tanti anni proprio dal palazzetto di Viale Monza per far capire che comunque al di là delle stampate a muro, delle schiacciate, quando fischiava l'arbitro ci potevano essere comunque nel caso delle linee aperte con il pubblico in cui... Quella, quel divario tra eh, giocatore e spettacolo poteva, comunque, ovviamente, dare anche altri tipi di contenuti, a patto che, come sempre, l'aspetto tecnico, il risultato e il modo di giocare in campo fosse ineccepibile, quindi, da quel punto di vista, lì. Abbiamo iniziato un certo tipo di attività ridendo, scherzando, guarda, finalizzato poi a, ad avere questa condivisione con il pubblico e di pubblico eh, ha sempre avuto delle risposte, ti faccio questo tipo di esempio perché dopo tantissimi anni Torino Palini ha creato una cosa meravigliosa per Modena, 5.800 persone al Palla per celebrare eh, quegli anni bellissimi in cui ci si siamo cresciuti con le figurine, ma soprattutto col pane pallavolo e ho ritrovato... Un racatapalle che ha detto: Lo vedi a suo figlio, lo vedi quello lì, quello lì, quello Mi faceva gli sgambetti durante le finali scudetti, mi faceva diventare rosso e, però, poi alla fine, fine è questo no? il cerchio della vita: unire generazioni in cui questo tipo di contatto attraverso lo sport ha creato dei bei presupposti. E sono eredità che, eh, testimonianza, a questo maxi sondaggio su Facebook restano, visto che, insomma, a distanza di qualche anno dalla chiusura della tua carriera agonistica, resti uno dei personaggi più cliccati, come diremmo adesso. Su internet per quanto riguarda la modena sportiva riccardo nardini invece è ancora perché gioca nel cuore dei tifosi gialloblu un posto riccardo che ti sei meritato grazie al fatto che come si dice sudi sempre la maglia in campo beh credo che insomma sia il, il cuore non, non deve mai ci deve sempre essere quindi credo che insomma i modenesi questo lo apprezzino il fatto che magari sono nato in provincia di Modena, e vivo in provincia di Modena, forse aiuta un pochino, però insomma credo che alla fine apprezzano quello che do in campo e sono contento di questo. Ecco, mi raccontate, visto che insomma siete eh, un calciatore, un pallavolista, ma comunque sportivi a 360 gradi, il vostro primo approccio con lo sport? L'Achi, quando hai iniziato e che tipo di sport hai provato prima di scegliere la pallavolo? Il primo sport è stato fondamentalmente il calcio su strada e per cui giocavo in porta all'epoca, mi prendevano tutti quanti, c'era il mercato delle vie per cui era talmente pazzo e scatenato che mi buttavo e per cui tornavo a casa che ero veramente malato non solo di sudore ma anche di sangue ecco. perché mi piaceva comunque cercare di difendere quel pallone quindi diciamo che... la il primo approccio sportivo è stata la strada, poi immediatamente dopo la creatività, perché con i nostri amici andavamo comunque a battere con ovviamente i piedi l'erba alta per creare un diamante su cui poter testare le nostre mazze che ci siamo fondamentalmente costruiti da solo. Cioè questo tipo di approccio è stato molto importante perché lo sport, la creatività e la voglia comunque di condividere è sempre stata dentro di me. Quindi questo tipo di percorso mi ha portato comunque a scoprire nuoto, tennis e soprattutto pallacanestro e anche un po' la scuola nel frattempo perché nella scuola c'era la passione, c'erano comunque gli insegnanti che ti davano una preparazione, una capacità di, di un'offerta su cui poterti divertire mi ha fatto tantissima atletica, salto in alto, salto in lungo, ostacoli, quindi diciamo che l'approccio con lo sport è stato veramente totalitario e da quel punto di vista lì poi è stato indirizzato proprio dalla scuola alla pallavolo, quindi ho abbandonato il tennis agonistico, mi dovevo classificare, ero un giocatore molto abile, quindi eh, facciamo comunque in ogni caso lo smash and volley, quindi arrivavo immediatamente a giocare, quella volée... Probabilmente è stata letta bene dalla mia segnalazione di educazione fisica da Mermes Birri della PG Sastori Mogliano Veneto, il quale piano piano iniziò a instradarmi verso la pallavolo. E c'è anche questo tema di scuole sport che è molto caro a Modena in questo eh, sì. anno ed è un tema abbastanza scottante, perché in Italia eh, gli spazi per lo sport a scuola si stanno riducendo sempre più. Eh, Andrea ha iniziato per strada. A Fiumalbo si riesce a giocare per strada a pallone eh, con un po' scoscesa? Si fa fatica. Più che altro è più il tempo che si, si passa a raccogliere il pallone in discesa che tornare. Però se sì, io essendo nato a Fiumalbo ho sciato, ho giocato a pallone, ho giocato a tennis. Abbiamo fatto un po', credo, tutti gli sport. E, come diceva Andrea, sport da strada, che sono quelli che forse ti facevano crescere maggiormente, ti facevano fare gruppo, un gruppo vero, perché lì dovevi essere. Dovevi farti rispettare da solo, quindi era quel modo di fare che ora purtroppo vedo che un pochino manca a questi giovani e forse è colpa anche, mi ci metto anch'io perché sono genitori di noi genitori che tendiamo sempre meno a responsabilizzare i nostri figli e questo purtroppo e le scuole sicuramente non danno una mano perché devono cercare di aiutare questi ragazzi magari a togliere una mezz'ora di studio per fare fare una mezz'ora di sport eh, tutti i giorni non sarebbe male. Ecco, l'abbiamo detto anche in nostre precedenti trasmissioni, mancano anche un po' quegli sport da cortile, anche perché forse Andrea con gli sviluppi urbanistici di adesso mancano un po' i cortili forse. Sì, ma manca anche la tranquillità di lasciare comunque i ragazzi liberi, c'è molta pressione ora anche per i genitori che lasciano comunque scorazzare le galline o comunque i galli all'interno di questi cortili che invece come diceva giustamente Riccardo prolificavano di idee, di modi di... Di confrontarsi, c'era cioè addirittura uno che portava il pallone e era: oh, Caspita, è arrivato il pallone da calcio! Wow! Quindi si gioca. No? Ora, secondo me, speriamo che, soprattutto da Modena, da Modena poi sono partiti tanti tipi di progetti che attraverso il CONI poi sono ovviamente ehm, come dire, incrementati, implementati tutto quanto l'Italia stessa. La IDEM dia veramente il nostro ministro uno spunto verso il recupero di qualche ora in più di attività scolastica. Soprattutto però. Cercando comunque di andare a preparare e soprattutto a rinvigorire i nostri insegnanti di educazione fisica, di essere pronti a rianimare delle generazioni che attraverso la noia e social network, comunque hanno purtroppo altri tipi di linee di comunicazione e socializzazione. Da Modena sono partiti tanti progetti, Modena è però per tutti: ritenuta la capitale delle volley, un'etichetta che era necessario eh, onorare anche in questo anno, di Modena, città europea dello sport, con due partite della nazionale azzurra nella World League un uh, torneo che Andrea lucchetta ha vinto tre volte dal 90 al 92 consecutivamente che ricordi hai di quei successi? Lucky? Ma successi molto, molto interessanti, importanti anche perché ovviamente hanno ribadito quella costruzione di un percorso di un, di un gruppo che comunque nel caso aveva rotto il guscio e nell'89 aveva messo la testa a livello europeo dirò però cioè, e subito il pubblico aveva cercato di capire ma cosa sta uscendo da quell'uovo lì. Ah, ma c'è anche la pallavolo a livello internazionale. Nel 90 abbiamo vinto la World League, il giocatore dava. di quel mondiale. Ecco tra parentesi, l'ho sì. comprato su eBay. Una cifra veramente infima perché non è un problema. Tanto ormai si compra tutto sì. su eBay, quindi non c'è problema. Cosa compra su eBay il Modena per il prossimo anno? Ma non lo so non, so, non lo so, lo scopriremo. Sarà un'estate un lunga da quel punto di vista lì. Però si comincia venerdì con la World League al Palapanini Panini, Italia Germania, l'inizio wow. del cammino azzurro, allora ne abbiamo parlato con Bruno Dare, sentiamo. Venerdì sera potrebbe essere un pallapanini, lo si auspica completamente azzurro. Sì, è un grande auspicio perché è la prima partita dell'Italia nella World League, è il debutto di questa squadra che piace molto ai tifosi, l'avversario è di rango perché la Germania è una, è una squadra molto molto forte con degli atleti dotati di grandi fisici, di grande forza. Sarà una bellissima partita, ci sarà grande entusiasmo, l'Italia quest'anno vuole arrivare nella finale di World League per ben figurare, per prepararsi bene agli europei e quindi ci auguriamo che la gente di Modena come poi fa sempre possa, possa essere presente a questo grande spettacolo. Rivedremo Travizza, rivedremo Zajcev, rivedremo Baranovic con la maglia azzurra. Eh, ci saranno sicuramente di divertirci. Parodi, tanti giovani nuovi, Beretta, Cester. Per cui una squadra, anche la squadra italiana che ha tante cose da dimostrare, tanti giocatori che vorranno fare, fare bene. E questa nazionale tedesca che, come in tutti gli sport, eh, non vorranno assolutamente mollare neanche, neanche un centimetro, neanche un punto. Giocatori diutati di grandi fisicità, e quindi un, un appuntamento assolutamente da vedere. Divertentissimo: un palazzo accogliente: se farà caldo ci sarà l'aria condizionata, se il tempo rimarrà così non servirà però abbiamo già quasi mille tagliandi venduti, ci auguriamo di avere quasi il tutto esaurito. Ha detto che è una squadra, la Nazionale Azzurra, questa nuova nazionale che piace ai tifosi, all'appassionato Bruno Dare piace? Sì, moltissimo, moltissimo. anche se sarà una squadra che gioca con le caratteristiche tipiche di, della, di Macerata, quindi giocherà con Zaitsev opposto a Travizza, Immagino che i due posti 4 possano essere Parodi e Savani o Parodi Covar. I centrali sono Berretta e Cester. E quindi, sicuramente, una squadra molto, molto giovane, molto giovane e dovrebbe anche essere una squadra frizzante. Per chi ha qualche impegno venerdì, eh, ricordiamo, non sarà l'ultima opportunità di vedere la Nazionale Azzurra e il Palapanini. No, gli impegni venerdì vanno cancellati, buttati via, sotterrati, si viene al palazzo. E poi se proprio qualcuno non ce la fa, il 28 si replica con l'Iran di, di, di Giulio Velasco. Il battito sportivo di Modena venerdì sera per gli azzurri, un cuore azzurro, ma un cuore che ha battuto anche sabato scorso a Piacenza per un... Assolutamente amico. sì, infatti guarda è stata una festa meravigliosa ricordare Vigor Lenta, comunque l'unica caso nelle immagini. Eh, eroe e soprattutto gigante giallo-blu da un cuore veramente fantastico, quel cuore che comunque l'ho tradito, il cuore di tutti quanti, ovviamente gli amici e tutti i simpatizzanti, i tifosi, ovviamente è battuto, è battuto veramente molto forte, quindi vado nella città dello sport, il battito sarà un battito molto lungo e cercheremo comunque di ricordarlo fino al prossimo anno. Ricordiamo anche che in estate accanto al Palapanini che resta il tempio del volley c'è la beach arena per chi vuole sperimentare sulla sabbia il beach volley ma anche il beach tennis. E il soccer. football oh, o il beach di assolutamente soccer, non insomma. so come chiamatelo però già esatto. cioè Riccardo è disponibile a dare delle lezioni magari le giocheremo anche delle partite miste in cui sarà valido tutto esatto mani facciamo una coppia ah, andiamo lui. <ride> no no è meglio che ti prendi Segre che lui comunque è bello è ben proporzionato è ben portato è armoniosamente allenato e poi gioca con mano di Pietra Bertoli normalmente Quindi. anche se Franco con Cantagalli si stanno allenando eh, eh sì eh, hanno eh, un po' eh, di partite interessanti direi che ci saranno delle sfide caglienti su quella biciarena nel corso dell'estate proprio accanto al Palapanini. Noi ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo qui con Andrea Lucchetti e Riccardo Nardini. Rieccoci amici di Battito Sportivo in studio con due dei testimonial di Modena Città Europea dello Sport 2013, Riccardo Nardini e Andrea Lucchetta. Riccardo, che anno è stato per il Modena? Credo un anno importante, un anno credo trans transitivo della nuova società, di nuovi personaggi che sono entrati nello sport modenese potevamo fare qualcosa in più come si dice sempre, però a volte bisogna vedere il bicchiere sempre mezzo pieno, quindi insomma, speriamo di fare sempre meglio, credo che sia stato un buon inizio e speriamo che l'anno prossimo di fare veramente bene. Il 2012 è stato l'anno del centenario del Modena, il 2013 l'anno di Modena città europea dello sport, etichette 2014, speriamo che sia l'anno di un grande traguardo sportivo per i giallo -blu. Speriamo, speriamo perché credo che insomma, Modena lo meriti e noi ce la metteremo tutta. Invece Lacchi, 2013-2014, il futuro immediato della pallavolo a Modena, cosa si sta costruendo? Guarda, il futuro passa per casa Modena, quindi la, la casa di tutti i pallavolisti. Il dato interessante è il pubblico, pubblico che comunque grazie a Luigiot, è riuscito a mantenere il livello anche quando i gialloblu ovviamente giocavano fuori. Quindi ipotizziamo che Piacenza, che è stato ovviamente il nuovo polo fervido, fuggito poi anche di non solo vittorie ma anche eventi di... Ma uh, appassionati che ruotavano attorno allo stesso palazzetto possa essere ovviamente da traino, da parte di una città che, ovviamente, inevitabilmente ha un cuore gialloblu blu che pulsa quindi direi che adesso l'importante sarebbe quello di lanciare un nuovo corso con nuovi modi per conquistare il territorio quindi scendere da un ipotetico podio, scendere da una lotta allo scudetto ma fondamentalmente la vittoria è quella di rialzare lo sport nella bassa modenese ovviamente martoriata dal terremoto, cerchiamo di fare in modo che magari anche lo stadio Mirandola riesca comunque a venire su e soprattutto condividere il più possibile con tifosi anche piccoli microclub in giro per l'Appennino vorrei che il 2014 fosse proprio per entrambi i club modenesi la voglia di scendere dal podio, di conquistare veramente tutto quanto è il territorio modenese. In questo senso in è stato un campionato comunque coinvolgente, quello di sì. Pallavolo Modena, l'ultimo appena sì. concluso? Sì, direi proprio di sì. E soprattutto ora il nuovo corso sta proprio nella ristrutturazione di due, di due squadre, con due nuove proprietà, con due nuove probabilmente linee di distribuzione sul territorio, partendo comunque da uno sponsor molto importante che è da sempre è stato vicino fin dalle cooperative al territorio stesso. Questa sera parliamo molto di calcio e volley visti i due nostri ospiti, ma nell'anno di Modena, città europea dello sport, c'è spazio per tutti gli sport, anche quelli tradizionali e fortemente radicati a Modena, come le bocce, bocce che hanno nella bocciola bocciofila di Modena Est un punto tradizionale di riferimento lo a conoscere la bocciofila di Modena est è uno dei punti di riferimento per gli appassionati del settore in città come vediamo anche alle sue spalle particolarmente frequentata e parliamo di questo impianto e di chi lo frequenta questo impianto nasce già dal 1987 è frequentato da diversi soci da giovani, anziani e anche più vecchi. Abbiamo una cinquantina di atleti, tesserate FIP, e 150 soci che frequentano il nostro ambiente. Quindi direi che andiamo avanti benissimo perché abbiamo una buona realtà sociale. Ecco, diciamo, le bocce sono tradizionalmente uno sport identificato come sport per anziani, però la sensazione è che qui ci sia anche un buon ricambio generazionale. Ma noi stiamo lottando per fare questo perché questa è la nostra priorità. Oggi noi dobbiamo cercare di portare dentro ragazzi, non dico ragazzi, ma bambini, perché il nostro intento è proprio quello di favorire le scuole primarie e secondarie e portarle all'interno della nostra bocciofila. Ecco, è uno sport di grande tradizione, però, a Modena? Sì, è uno sport di grande tradizione dove si pratica già da 50 anni a livello nazionale quindi è Modena diciamo che è stata la culla delle bocce fra l'altro con la particolarità qui alla Polisportiva di Modena Est di avere anche un'attività che vediamo in questa corsia in questo campo dedicata ai disabili sì noi diciamo che è quattro anni che collaboriamo con l'Anfas di Modena siamo aperti a, a tante altre aspettative e diciamo che riusciamo a collaborare bene con i ragazzi, con il, il, il Vialuosi e, e la Mario del Monte, il Caritas. E la nostra bocciofila è aperta a tutti, quindi lo sport per tutti deve essere proprio questo: sport per tutti. Ecco, che tipo di riscontro avete da parte di questi ragazzi nell'approccio con lo sport delle bocce? Ma, eh, abbiamo avuto un ottimo riscontro perché hanno portato dentro voglia di lavorare, hanno portato dentro tanti ragazzi la vogliono tornare a ripartire perché hanno bisogno di essere collocati nell'ambiente e quindi noi adesso abbiamo bisogno di loro perché proprio sono loro che ci fanno vedere come si sta dentro un campo da bocce ed è un motivo anche di grande consolidamento a livello di socialità sì, 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 questo è fuori dubbio cioè proprio eh, questo è, diciamo, porta dentro proprio socialmente a tante persone, qualche cosa nel cuore, quindi apre le porte a tanti aspetti. Sport di tradizione, le invito eh, però anche ai ragazzi e ai bambini di provare perché si tratta di uno sport estremamente divertente ma anche molto più difficile di quanto si possa pensare da fuori, quindi uno sport che la chiabbina, tecnica, manualità e soprattutto cabeza, testa. Assolutamente sì e poi alla fine split per tutti. Chi perde paga, Chi perde paga sì, perché è un classico delle, delle partite di bocce. Eh, Riccardo Nardini e Andrea Lucchetta sono sportivi affermati ma entrambi hanno cominciato eh, dai campi di base, campi di cui Modena è dotata in tutte le salse e di cui sta rinnovando il patrimonio. L'ultimo in ordine di tempo e stiamo parlando di campi di calcio è il campo Botti che andiamo a conoscere nel prossimo servizio. Presidente, il campo Botti è uno degli interventi più nuovi a livello sportivo per quanto riguarda la città di Modena, sostituisce un campo storico che è nel cuore dei calciofili modenesi, ma qui c'è una cornice, una struttura decisamente più adeguata alle esigenze di una società come, il come la cittadella. Sì, infatti è proprio così, questo è un impianto stupendo che il comune... Ha inaugurato a maggio abbiamo fatto anche una bellissima cerimonia, e sono due impianti sportivi, uno da allenamento più che altro e l'altro più come campo di gara che per la nostra società sportiva è un tocca sana perché abbiamo 11 squadre e quindi abbiamo sempre dovuto un po' penare con il precedente campo e ringraziamo il Comune di questa bellissima opportunità perché ci dà in gestione questa struttura che ci inorgoglisce molto e ritengo anche che il Comune abbia ben donde di essere orgoglioso di... Di questa, di questa concessione che ci ha dato. Noi ci stiamo mettendo tutte le energie, abbiamo un ottimo rapporto con il Comune che ci supporta. Nel settore sport e cerca sempre di darci una mano nel limite delle sue possibilità, purtroppo la Spending Review si è abbattuta anche sul comune di Modena come si sta abbattendo sulle altre società sportive modenesi. Cerchiamo di essere molto di aiuto alle famiglie perché questo è un momento molto delicato per le famiglie modenesi, ci sono delle grandi difficoltà nel limite del possibile anche con le indicazioni che ci dà il comune, cerchiamo di aiutare le famiglie non facendo pagare la quota o andando incontro alle famiglie anche con delle rateizzazioni riteniamo di avere una quota molto, molto contenuta di iscrizione della società sportiva che è intorno ai 200-250 euro a seconda delle situazioni forniamo un kit di abbigliamento sportivo e quindi cerchiamo anche noi di fare la nostra parte Due campi, uno d'allenamento e uno da gara ma anche spogliatoi decisamente accoglienti Abbiamo quattro spogliatoi e due spogliatoi per l'abito, abbiamo una lavanderia in cui possiamo stendere e lavare eh, perché noi effettivamente riusciamo adesso a fare tutto in casa: abbiamo due lavatrici, abbiamo delle asciugatrici, abbiamo i fili in cui stendere le maglie, abbiamo una gestione interna, non portiamo nulla in lavanderia, abbiamo un magazzino dove teniamo ovviamente tutti gli attrezzi per la lavanderia normale manutenzione dei campi sportivi e quest'anno poi che è stato anche un anno particolarmente piovosi, abbiamo dovuto penare parecchio. È chiaro che avere quattro spogliatoi significa rispetto a prima avere anche delle possibilità in più perché mentre una squadra si cambia, l'altra deve arrivare, c'è meno confusione, i genitori sono più contenti, riusciamo a tenere anche gli ambienti molto più puliti di prima, insomma, questo Ovviamente, ripeto, è una bellissima opportunità, non, non ci pare nemmeno vero, ecco, siamo veramente molto contenti. Qui c'è anche la vostra sede adesso. Qui c'è la nostra sede che diciamo è adeguata per le nostre necessità. Noi siamo una, una società piccola tradizionalmente, non abbiamo una polisportiva alle spalle, non abbiamo grandi mezzi economici, però un corpo sociale che è di circa 20 persone che però sono tutte molto affiatate, molto attaccate perché sono cresciute insieme alla società sportiva, teniamo qui le nostre riunioni dei soci, le nostre piccole riunioni di consiglio dove decidiamo sull'andamento sportivo e sulle, diciamo, sui progetti che abbiamo in animo di fare, soprattutto per quanto attiene la scuola di calcio e il settore dei bambini, tutto gravita qui attorno. Per chi fortunatamente è in pensione è anche un luogo pomeridiano dove poter fare una partita a carte, fare qualcosa, l'abbiamo attrezzato noi di una televisione, insomma un po' ci passiamo il tempo anche qua, io vengo verso la sera, quando posso il lavoro mi impegna molto, così come anche gli altri miei collaboratori che più o meno sono della mia età, tutti intorno ai 50 anni. Questa era la realtà del campo Botti e della Cittadella San Paolo, la società che ha casa. In quel campo, Ricky, questi campi sono fondamentali per crescere i nardini di domani. Sì, credo proprio di sì. De da fare i complimenti a queste persone del Cittadella perché veramente guardano al futuro e non solamente al presente o al passato come a volte si tende a fare. E credo che sia un'opportunità importante per i ragazzi e sono fortunati di avere. Queste, comunque, questi campi che magari noi non avevamo e quindi hanno anche più tempo e, e magari può venire ancora più voglia di fare bene. E allora, siamo in chiusura di questo appuntamento con Battito Sportivo. Io vi ricordo per tutte le iniziative legate a Modena Città Europea dello Sport, il profilo la pagina Facebook Modena Città Europea dello Sport 2013 e il profilo Twitter Modena Sport 2013 per restare sempre aggiornati sugli eventi di questo anno speciale per lo sport modenese. Io ringrazio Andrea Lucchetta, grazie, grazie Andrea. Grazie a te. e Riccardo Nardini. Grazie, a grazie due dei sei testimonial di Modena Città Europea dello Sport 2013, continueremo a parlarne la prossima settimana qui combattito sportivo ciao collaborazione con